Ciao a tutti! Facciamo un po' di riscaldamento perché la ginnastica ci manca tanto. Sì. Amore, devi stare più in là. Arriva tequila. Non avete capito? Challenge di questa giornata. Innanzitutto questa idea mi è piaciuta molto perché bisogna tenersi sempre in forma e un addominale in più non fa male a nessuno, anche se sono molto faticosi. Lo step più faticoso di questa giornata sono stati i piegamenti su due sedie, invece quelli più facili sono stati gli slanci. Adesso passo la parola ad Anna. Ciao! Sono anch'io.
Oggi io e Emma abbiamo deciso di fare l'allenamento in videochiamata. Questa idea è venuta fuori dalle nostre, cioè, le nostre allenatrici dell'Energym che ci hanno assegnato dei compiti non obbligatori e noi due abbiamo deciso di farli in videochiamata, così anche il potenziamento, che è la parte un po' più difficile e faticosa, siamo riusciti a farlo magari ridendo un po', comunque tra amiche. Thank you.
torniamo avanti. Ma non mi puoi dire. Questo deve aver fatto un casino. Chiara? Ciao! Ascolto, scusami se ti disturbo. È arrivato il momento di annunciare, sei in diretta, sto registrando, che in questo video ci saranno due vincitori. Uno tra le nostre bimbe interne e una tra le persone esterne che ci hanno mandato un video. Giusto? Okay. Esatto. Quindi adesso tu sei la responsabile di questa estrazione, non lo sapevi, ma è così. Quindi, per quanto riguarda le esterne, abbiamo 5 nomi. Mi devi dire un numero da 1 a 5. 2. 2, quindi la vincitrice è Ana. Ana, scrivici. Scrivici e faremo in modo di mandarti il regalo, ovviamente quando finirà questa storia del coronavirus, però faremo in modo di mandartelo. Invece tra le interne, pronta? Mi devi dire un numero da 1 a 5? Pronta. Sempre da 1 a 5. 4. 4, quindi una delle bimbe che hanno partecipato nel quarto giorno. E ora mi devi dire un numero da 1 a 17.
31 e 17. 8. Ha vinto Lea, che è una bimba del karate e tra l'altro sono super contenta perché lei ha fatto tutte quante le challenge ogni giorno, quindi se lo merita proprio. Bene, grazie Chiaretta, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao Vale. Ciao.